L'ennesima vergogna è una bruttura. Dalla Wiltux Molise giunge la denuncia in merito all'apertura delle attività commerciali nei capoluoghi molisani il 15 agosto, una giornata in cui sono soprattutto le cittadine di Campobasso e di Isernia a svuotarsi ed in cui però a sacrificarsi sono i lavoratori a discapito dei rapporti familiari ed interpersonali. Si pensa così di risollevare il settore del commercio già a pezzi per via della crisi? Il commento del segretario generale Pasquale Guarracino. Si guarda al mancato rispetto per quei dipendenti costretti ad andare ad animare un'attività commerciale che si preannuncia più o meno desolata. L'apertura in tale giornata, continua Guarracino, rappresenta un fatto privo di logica con esclusivo danno per i lavoratori, con tutte le incertezze sui vantaggi economici che potrebbero arrivare dall'apertura di Ferragosto. È opportuno mercificare ogni occasione amplificando il messaggio che nulla ha più valore e dignità della società dei consumi. Per il segretario della Wiltux, istituzioni e non imprenditori, associazioni di categoria e cittadini dovrebbero soffermarsi su tali considerazioni ed intervenire in maniera forte per evitare ulteriori danni e scempi a carico dei lavoratori. Molisani. Abbiamo presente che questa legge sul commercio è stata derogata dalla Giunta.